dove vivevamo dunque? Devo ricordarmi nitidamente. C'era qualcuno a Troia che parlasse di guerra? No, sarebbe stato punito. La preparavamo in tutta innocenza e con la migliore buona fede. Il primo segno? Ci regolavamo sul nemico. A che ci serviva? Il ritorno della terza nave mi lasciò singolarmente fredda. Un arrivo notturno, cosa voluta, e tuttavia il popolo accorse. Le fiaccole furono tenute bene in alto. Ma come si fa a riconoscere i visi nella penombra, a contarli, a distinguerli? C'era inconfondibile Anchise, che anche in tarda età si muoveva come un ragazzo. Pareva avere più fretta del solito. Non diede spiegazioni. Non tollerò di essere accompagnato da Eumelo e sparì nel palazzo. C'erano i giovani che avrei dovuto aspettare. Ma chi poi? Enea? Magari Paride? Per chi cominciava ora a battere il mio cuore? Nessuno riuscì ad avvicinarli. Per la prima volta gli uomini di Eumelo avevano tracciato un ampio cordone di sicurezza intorno alla zona di approdo. Paride non era venuto con quella nave, si disse al mattino, a titolo di informazione per i membri della Casa Reale. Poiché a Sparta gli avevano di nuovo negato la restituzione della sorella del re, era stato costretto a concretizzare la sua minaccia. Aveva, per dirla in breve, rapito la consorte di Menelao, la moglie del re di Sparta, la più bella donna della Grecia, Elena. Insieme con lei era in viaggio verso Troia per vie traverse. Elena, il nome ci ferì come una pugnalata. La bella Elena. Il fratellino non si contentava di poco. Lo si sarebbe dovuto sapere, lo si sapeva. Fui testimone di come nell'andirivieni tra il palazzo e i sacerdoti del tempio, in sedute diurne e notturne del consiglio, fu fabbricata una notizia, solida, lavorata col metallo, liscia come una lancia. Paride, l'eroe troiano, per ordine della nostra amata dea Afrodite, aveva rapito ai greci smargiassi Elena, la più bella donna della Grecia. E in quel modo aveva cancellato l'umiliazione che era stata inflitta a suo tempo al nostro potente re Priamo, corratto della sorella. Il popolo in festa corse per le strade. Vidi una notizia farsi verità e Priamo ebbe un nuovo titolo, il nostro potente re. In seguito, man mano che la guerra diventava sempre più priva di prospettive, lo si dovette chiamare il nostro potentissimo re. Innovazioni opportune, disse Pantò. A ciò che si è detto e ripetuto spesso, alla fine si crede. Sì, gli ribatté Anchise seccamente. Alla fine. Io pensai di fermare almeno la guerra delle parole. Non dissi mai altro che padre o al massimo re Priamo. Ma mi ricordo abbastanza bene dello spazio senza echi in cui tali parole cadevano. Tu te lo puoi permettere, Cassandra, sentii dire. Era vero. Essi si permettevano di temere la catastrofe meno del sopracciglio corrucciato del loro re e della delazione di Eumelo. Io mi permisi qualche previsione e un pochino di caparbietà. Caparbietà, non coraggio. Da quando non penso ai vecchi tempi, è vero, la morte imminente rimette in moto tutta la vita. 10 anni di guerra furono lunghi abbastanza da far dimenticare completamente come nacque la guerra. Durante la guerra si pensa solo a come andrà a finire e si rimanda alla vita. Quando sono in molti a fare così, dentro di noi nasce lo spazio vuoto dove si rovescia la guerra. Che anche io all'inizio mi abbandonassi alla sensazione di vivere in quella fase solo provvisoriamente, di avere ancora davanti la vera realtà, che mi lasciassi sfuggire la vita, questo mi dispiace più di ogni altra cosa. Dal momento in cui fui considerata guarita, Pantò ritornò da me, nei suoi atti d'amore, ma non dovrei chiamare così quello che faceva con me.
Con l'amore non aveva niente a che fare. Avvertì un nuovo tratto di subalternità che non mi piacque e lui mi confessò che prima della malattia non l'avevo mai attratto come adesso. Ero cambiata. Enea mi evitava. Per forza, confessò in seguito. Eri cambiata. Celebrarono con canti pari di assente. La paura era in agguato dentro di me, non solo dentro di me. Non richiesta, interpretai un sogno che il re aveva raccontato a tavola. Due draghi in lotta tra loro, l'uno indossava una corazza d'oro battuto, l'altro portava una lancia molto acuminata. L'uno dunque invulnerabile e disarmato, l'altro armato e carico d'odio, ma vulnerabile, lottavano eternamente. Tu, disse al padre, sei in conflitto con te stesso. Ti dai scacco, ti paralizzi. Di che parli, sacerdotessa? Ribatté. Priamo, in modo formale. Da tempo Pantò mi aveva interpretato il sogno. Il drago corazzato d'oro sono ovviamente io, il re. Devo armarmi per sopraffare il mio nemico insidioso e ben armato. Ho già ordinato alle fucine di aumentare la produzione d'armi. Pantò! Gridai nel tempio. Beh, disse quello. Sono tutte belve, Cassandra, metà belve e metà bambini. Asseconderanno le loro brame, anche senza di noi. Bisogna intralciare loro il passo? Perché ci calpestino? No, io mi sono deciso. Ti sei deciso a cipare la belva dentro di te, ad aizzarla dentro, il suo terribile sorriso da maschera, ma che sapevo io di quell'uomo? È possibile sapere quando comincia la guerra? Ma quando comincia la vigilia della guerra, se ci fossero regole, bisognerebbe trasmetterle, inciderle nella terracotta, nella pietra, tramandarle. Che cosa conterrebbero? Conterrebbero tra le altre fasi, non fatevi ingannare da quelli della vostra parte. Paride, quando poi arrivò dopo mesi stranamente su una nave egizia, sbarcò insieme a una persona fittamente velata. Il popolo, tenuto indietro come ora si usava, dal cordone di sicurezza degli uomini Eumelo, ammutolì senza fiato. In tutti balenò l'immagine della più bella tra le donne, così sfolgorante che, se avessero potuto guardarla, lei li avrebbe accecati. Timidi, poi entusiasti, si levarono cori a scandire «Elena! Elena! Elena!» Elena non si mostrò, non venne neanche alla tavola imbandita a festa. Era spossata dal lungo viaggio per mare. Paride, un'altra persona, portò raffinati doni da parte del re d'Egitto, raccontò meraviglie, parlò e parlò esageratamente per arabeschi, trinciando gesti che riteneva spiritosi. Suscitò molte risate. Era diventato un uomo. Non potevo fare a meno di guardarlo. Non riusciva a catturare i suoi occhi. Da dove veniva il tratto obliquo del suo bel viso? Quale forza aveva corroso i suoi tratti un tempo delicati? Nel palazzo giungeva dalle strade un suono che non avevamo mai udito prima, paragonabile al ronzio minaccioso di un alveare, il cui popolo si raduna per spiccare il volo. L'idea che nel palazzo del re dimorasse la bella Elena faceva girare la testa alla gente. Quella notte mi negai a Pantò. Furente, lui tentò di prendermi con la violenza. Invocai l'aiuto di Partena, la nutrice, che non era certo nei paraggi. Pantò se ne andò, vomitando col viso stravolto selvaggi insulti, la carne brutta sotto la maschera. Cercavo di nascondermi la tristezza che talvolta mi piombava addosso, nera, in pieno sole. Ogni fibra dentro di me rifiutò l'idea che a Troia non ci fosse nessuna bella Elena. Quando gli altri abitanti del palazzo dettero a intendere che avevano capito, quando per la seconda volta incontrai all'alba davanti alla porta di Pari della sua Venone dal bel collo, quando lo sciame di leggende intorno alla bella donna invisibile di Paride ripiegò confuso su se stesso, quando tutti abbassavano lo sguardo, se io, solo io ormai, continuavo, come se vi fossi costretta a pronunciare il nome di Elena.
e addirittura mi offrii di aver cura di lei, che continuava a essere molto stanca e fui respinta, perfino allora non volli ancora pensare l'impensabile. Davvero c'era di che disperarsi con te, mi ha detto Arisbe. Mi aggrappava ogni pagliuzza. Ma chi poteva chiamare pagliuzza una delegazione di Menelao che con parole forti pretendeva indietro la regina? Che volesse riaverla mi dimostrava che doveva essere qui. Emotivamente non avevo dubbi. Era opportuno che Elena tornasse a Sparta, ma mi era chiaro, il re doveva respingere quella richiesta. Volevo mettermi senza riserve dalla sua parte, dalla parte di Troia. Non riuscivo assolutamente a capire perché nel consiglio si fosse continuato a discutere per una notte intera. Paride di un pallore verdastro, dichiarò come uno sconfitto: no, noi non la consegniamo. Santi numi, paride! Esclamai. Rallegrati dunque, il tuo sguardo, finalmente il suo sguardo, mi confessò quanto soffriva. Quello sguardo mi restituì il fratello. In seguito abbiamo dimenticato tutti la causa che originò la guerra. Dopo la crisi del terzo anno, anche la gente d'arme non chiese più di vedere la bella Elena. Ci sarebbe voluta una costanza maggiore di quella di un essere umano per continuare ad avere sulle labbra un nome che sapeva sempre più di cenere, di fuoco e di putrefazione. Lasciarono perdere Elena e difesero la pelle. Ma per poter plaudire alla guerra si erano serviti di quel nome. Esso li innalzò al di sopra di se stessi. Considerate, ci disse Anchise, padre di Enea, che amava ammaestrare e che quando fu possibile prevedere la fine della guerra ci costrinse a riflettere sul suo inizio, considerate che hanno preso una donna. Anche un uomo avrebbe procurato fame e ricchezza. Ma bellezza? Un popolo che combatte per la bellezza? Paride stesso era venuto controvoglia, pareva sulla piazza del mercato e aveva gettato in pasto al popolo il nome della bella Elena. La gente non si accorse che pensava ad altro. Me ne accorsi io. Perché parli con tanta freddezza della tua calda donna? Gli chiesi. La mia calda donna? Fu la sua risposta sarcastica. Torna in te, sorella, santo cielo, lei non esiste. Allora, già prima di sapere che sì, gli credevo, mi si sollevarono di colpo le braccia. Da tanto mi sentivo così, consumata dalla paura. Una crisi, pensai ancora lucida. Ma udivo già quella voce, ahimè, 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 non solo, gridai ad alta voce, lo solo sussurrato, siamo perduti, ah, ah, siamo perduti. Quello che doveva accadere lo conoscevo già, la forte presa sotto le ascelle, le mani virili che mi afferravano, il tintinnare di metallo contro metallo, l'odore di sudore di cuoio. Fu un giorno come questo, tempesta d'autunno che dal mare a poco sospingeva le nuvole sopra il cielo, d'un tratto immenso, sotto i piedi le pietre disposte come qui a Micene, facciate di case, volti, poi mura più spesse e, nell'avvicinarsi al palazzo, quasi più nessuno, come qui. Sperimentai come una prigioniera vede la cittadella di Troia, mi imposi di non dimenticarlo. Non lo dimenticai, ma per un tempo infinitamente lungo non ho più pensato a quel percorso, perché per quell'astuzia può darsi consapevole solo a metà di cui provavo vergogna. E allora perché, quando gridai, gridai, siamo perduti, perché non troiani, non esiste nessuna Elena. Lo so, lo sapevo anche allora. Me lo proibì Eumelo, che era dentro di me, a lui che mi aspettava nel palazzo, a lui gridai in faccia: non esiste nessuna Elena, ma egli lo sapeva bene. Al popolo avrei dovuto dirlo.
che significava io veggente appartenevo al palazzo ed Eumelo ce l'aveva perfettamente chiaro in mente, ma che il suo viso potesse esprimere anche scherno e disprezzo mi mandò su tutte le furie, a causa di lui che odiavo e a causa del padre che amavo, avevo evitato di gridare forte il segreto di Stato, il granello di calcolo nella mia autorinuncia. Eumelo mi leggeva dentro, il padre no. Re Priamo si autocompativa. Queste ingarbugliate situazioni politiche, e ora mi ci metto, mettevo pure io. Mando via le guardie, segno di coraggio da parte sua. Se continuavo così, disse poi stancamente, non gli restava altro che gettarmi in prigione. Allora qualcosa dentro di me pensò. Non ora, insomma, che volevo per l'amor del cielo? D'accordo, si sarebbe dovuto parlare prima con me dell'intricata faccenda di Elena. Sì, lei non era qui. Il re d'Egitto l'aveva tolta a fare di quello stupido ragazzo. Lo sapevano tutti nel palazzo. Perché io no? E ora, come ne usciamo senza perdere la faccia? Padre, dissi con un fervore col quale non gli parlai mai più, una guerra condotta per un fantasma può solo essere perduta. Perché? Con tutta serietà mi chiese perché. Bisogna solo, disse, fare in modo che l'esercito conservi la fede nel fantasma e poi perché addirittura la guerra? Sempre con questi paroloni, noi penso saremo attaccati e noi penso opporremo resistenza. I greci si romperanno le corna e si ritireranno subito. Non vorranno certo dissanguarsi per una donna, seppur bella, cosa di cui dubito. E perché no? Allora esclamai. Posto che credessero che Elena si trovasse da noi, qualora fossero incapaci di dimenticare l'offesa a un uomo di stirpe reale da parte di una donna bella o brutta, a questo punto pensai a Pantò che da quando lo avevo respinto sembrava odiarmi, posto che fossero tutti così. Non dire sciocchezze, disse Priamo, quelli vogliono il nostro oro e il libero accesso ai Dardanelli. Allora vieni a patti su queste cose, gli suggerì. Ci mancherebbe altro. Venire a patti sulle nostre inalienabili proprietà e sul nostro diritto? Cominciai ad avvertire che il re era ormai diventato cieco di fronte a tutti i motivi che si opponevano alla guerra e che a renderlo cieco e sordo era stata la frase dei comandanti delle truppe: vinceremo. Padre, lo pregai, almeno non offrire loro il pretesto. Elena, lei qui o in Egitto non vale un solo troiano ammazzato. Di questo agli ambasciatori di quel Menelao, fa loro dono ospitali e lascia che partano in pace. Ti deve aver dato di volta il cervello, bambina, disse il re con un sincero sdegno. Non capisci più niente? Si tratta dell'onore della nostra casa. Si trattava di questo anche per me, lo assicurai. Ero dura di comprendonio. Credevo ancora che loro e io volessimo la stessa cosa. E quale liberazione fu allora il primo no, no, io voglio un'altra cosa. Ma a quel tempo il re, con ragione, mi prese in parola. Bambina, disse, mi attirò a sé, respirai il profumo che amavo tanto. Bambina, chi in questo momento non sta dalla nostra parte lavora contro di noi. Allora gli promisi di tenere segreto quel che sapevo sulla bella Elena e andai via indisturbata. Le guardie nei corridoi restarono immobili e Eumelo si inchinò quando gli passai davanti. Bene, Cassandra, mi disse Pantò nel tempio. Ora lo odiavo anch'io. È troppo difficile odiare se stessi. A Troia c'era molto odio e cose note ma taciute, prima che il nemico, il greco, attirasse su di sé tutta la nostra malevolenza, spingendoci a serrare le fila, in primo luogo contro di lui. Durante l'inverno divenni apatica e sprofondai nel mutismo. Poiché non mi era permesso di dire la cosa più importante, non mi veniva in mente niente. I genitori, che mi tenevano d'occhio, parlavano tra loro e con me con cautela.
Briseide e Troilo, che continuavano a cercare la mia comprensione, non capirono il mio torpore. Niente da Arisbe, niente da Enea, la muta Marpessa. Da ogni parte si cominciò a disperare di me, sorte inevitabile per chi dispera di se stesso. Poi in primavera, come ci si aspettava, cominciò la guerra.